suono del mare faceva spavento. Stavamo con le nostre valigie e i nostri fagotti su un tratto di spiaggia tra gele e liquore. Eravamo arrivati all'imbrunire ed eravamo partiti all'alba dai nostri paesi. Qualcuno di noi era la prima volta che vedeva il mare e sgomentava il pensiero di dover attraversare tutto, dalla Sicilia all'America. Sulla spiaggia del New Jersey vi sbarco, due passi da Nuova York. Se qualcuno di voi è parente in America, gli può scrivere che aspetti nella stazione di Trenton 12 giorni dopo l'imbarco. Certo, non posso assicurarvi il giorno preciso. Mettiamo che c'è mare grosso, mettiamo che c'è la guardia costiera lì a sorvegliare. Se i nostri parenti arrivano le lettere, arriveremo anche noi. Chi ha lingua passa il mare, giustamente dice il proverbio. E passeremo al mare, questo grande mare oscuro. Arriveremo agli stori, alle forme dell'America, all'affetto dei nostri fratelli, zii, nipoti, cugini. Alle calde, abbondanti case, alle automobili, grandi come case. 250.000 lire, metà alla partenza, metà all'arrivo. Le tenevamo tra la pelle e la camicia. Avevamo venduto tutto quello che c'era da vendere per racimolarle. La casa, gli asini, il mulo, le raccolte d'annata, le colci. I più furbi avevano fatto ricorso agli usurai con la serena intenzione di fregarli. Una volta almeno, dopo anni che ne subivano angaria. Il sogno dell'America ci abboccava di dollari, tirati fuori a manciate. Come avevamo visto fare ai nostri parenti, partiti morti di fame, mangiati e cotti dal sole. E dopo 20 o 30 anni, tornati per una breve vacanza con la faccia piena e rosea, che faceva bel contrasto con i capelli candidi. Erano già le 11. Uno di noi aveva acceso la lampadina tascabile, il segnale che potevano venire a prenderci per portarci sul piroscafo. Qualche minuto dopo arrivò il signor Melfa, l'impresario della nostra avventura. Siamo tutti? Ne mancano due. E che ci mettiamo ad aspettare con i rischi che corriamo? Ah, se non avete il denaro pronto ve ne potete anche tornare a casa. Che se a qualcuno viene in mente di farmi a bordo lo scherzo, io vi riporto tutti a terra quando è vero Dio! In barca! Il viaggio durò meno del previsto. 11 notti, quella della partenza compresa. Contavamo le notti invece che i giorni, perché le notti erano di atroce promiscuità, soffocanti. Ci sentivamo immersi nell'odore di pesce, di nafta e di vomito, come in un liquido caldo, nero, bitume. Ne grondavamo all'alba stremati, quando uscivamo ad abbeverarci di luce e di vento. All'undicesima notte il signor Melfa ci chiamò in coperta. Ecco l'America!
Non c'è pericolo che sia un altro posto? E l'avete mai visto voi un orizzonte del genere? Ma non sentite che l'aria è diversa? Non vedete come splendono questi paesi? Via, liquidiamo il conto. Preparate le vostre cose e mi raccomando, una volta a terra, sparpagliate. Scendemmo dalla barca leggeri leggeri, ridendo e canticchiando. Uno si mise a cantare a gola aperta appena la barca si mosse. Chissà quant'era lontana Cento. Chissà quanto ci voleva per arrivarci. Sentimmo, lontano e irreale, un canto. Sembra un carrettiere nostro! Il mondo è ovunque lo stesso! Ovunque l'uomo spreme in canto la stessa malinconia, la stessa pena! Ma siamo in America! Le città dietro l'orizzonte di sabbie e d'alberi sono città dell'America! Guarda, un'automobile, sembra una 600! E quell'altra, una 1100! Le nostre macchine loro le tengono per capriccio, le comprano i ragazzi come da noi le biciclette! Guarda, laggiù c'è un cartello, Santa Croce Camerina, Scoglitti, questi nomi non mi sono nuovi! Ma noi leggiamo Santa Croce Camerina, leggiamo Scoglitti, ma come leggono loro? Noi non lo sappiamo! L'americano non si legge come scritto! C'è qualcuno! Chandon! Chi? Chandon! Ma che Chandon della Madonna! Oh, parla italiano! Ubriaconi, cornuti e figli di... Mi sto ricordando! A Santa Croce Camerina, un anno che dalle nostre parti andò male, mio padre ci venne a fare la metitura! Siamo sbarcati in Sicilia! Ha 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 ha!